E ciao ragazzi e benvenuti su un altro bellissimo episodio di Bedwars, ragazzi. Oggi vi faccio vedere al volo che ho sbloccato una cosa bellissima. Sono livello 45 di Hypixel e quindi ho sbloccato il 4.5 per coin multiplier. Vuol dire che prendo un sacco di coins ogni volta che vinciamo una Bedwars. E siamo così vicini ai veteran rewards, non vedo l'ora di vedere cosa ci dice quando passiamo al livello 100 di Hypixel. Ovvio sarà sempre più difficile livellare tra il 50 e il 100, però strano che non ci siano obiettivi intermedi, veramente veramente strano. Nel senso, mi sarei aspettato che Hypixel facesse dei rewards intermedi in maniera tale da tenere i player attivi, ma si vede che tra 45 e 100 ci sarà il grande passo, ovvero il grinding estremo per salire di tanti tanti livelli. Comunque oggi iniziamo aprendo delle loot chest su Hypixel. Queste qua, ragazzi, costano tipo 9 euro una decina di loot chest, a meno che non siano a meno scontate. Ma adesso apriamo 4-5, quelle che ho vinto ultimamente. Boom, boom, boom. Allora vediamo se abbiamo qualcosa di nuovo. Ultimo unboxing ha fatto pena, questo sta di nuovo facendo pena perché tutte cose che già ho. Boom, boom, boom. Vediamo. Abbiamo trovato note, la nota musicale in cima all'isola. Ok, va bene, equipaggiamola. No, voglio la casetta. LOL glyph. Va bene, non abbiamo ancora provato. Comunque ho vinto 12.500 coin. Niente male. Experience orb già ce l'ho. No, non ce l'avevo. Quindi questo è da provare. Final kill effect con l'esperienza. Figo, bellissimo. Apriamo l'ultima. Grumble Death Cry e altri 5.000 coin high glyph. Bene ragazzi, questo è stato un ottimo unboxing. Vi ricordo di lasciare un mi piace o un non mi piace e di iscrivervi se già mi seguite da tanto, ragazzi. Se vi piacciono i miei video, vi ricordo di iscrivervi, ragazzi. E buona fortuna, beh, che buona fortuna, buona visione per il video di oggi, ragazzi. Entrate sul mio server Discord perché siamo in tanti sul server Discord e io adoro Discord e se devo interagire con voi preferisco farlo su Discord rispetto ai commenti YouTube. E ragazzi, buona visione. Adesso lo registro. Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio di Minecraft. Sono qui da solo a fare le Ranked Skywars. Da solo. Da solo. Useremo lo scout kit perché sono da solo, sì. Tu usi lo scout, serio? Non lo so cosa usare, sinceramente. Io uso il paladin, tipo. Raga, invitatemi. E poi io sono bello. Allora, sai qual è la tattica? La tattica è clean appare. Mi ha fatto... Aspetta, no, il champion che ti dà la spada. State facendo. Il champion ti dà la spada? Sharpness 2. Il blacksmith io lo prendo di solito. Non il blacksmith, si chiama... Ok, lo provo. Dici che va bene per rankare? Boh, io l'ho sempre usato. È vuoto questo ranked Skywars. Lu, devi richiedere rank youtuber ed Hypixel, così ci facciamo targettare meglio. Non me lo danno. Tu lo richiedi. No, vogliono gli iscritti pubblici. Io non li metto pubblici. Mettiglieli pubblici e poi li... Non li metto pubblici. Perché? Non lo voglio il rank YouTube, se voglio avere gli iscritti privati. Ma quando startano ste cose? Ci metto 3 anni e mezzo. Comunque non è vero che da la spada Sharp 2. Sì che è dalla Sharp 2. No, ti dà la spada e i libri. A me dà la spada Sharp 2. A me no, perché? A me sì. Ah sì, l'ha data, è vero, hai ragione. Ecco. Che ti dici, non te la dà? Credevo trollassi. No. Perché dovrei trollarti su una spada Sharp 2? Spiegami il senso, Blu. Che ne so. Ora, dimmi il senso di trollare su una spada Sharp 2. Che ne so. Quindi io devo rushare nel mezzo per prendere i livelli, giusto? Sostanzialmente. Boh, no, io rusho per nel centro per prendermi l'armo più che i livelli. Però puoi fare la Sharp 3 se hai i livelli. No, non ci dovresti arrivare. Perché puoi fare Sharp 2? Sei, hai 3 libri. 3 più 3, 2, bravo. Puoi diventare un ottimo matematico. No, 2 più 2 è 3. Perché? Chi è che si è chiamato Blue Firefox? È Raffa, scommetto.
Ban. Ban. No, grazie, no, please, adesso grazie. Mi metto a spammare la gente, blu. A te sembra un'ottima idea per vincere. Wow. Comunque, se prendi le bottigliette e hai la Sharp 2, combini due libri Sharpness. Ah, servono due livelli. Combini due libri Sharpness, fai la Sharp 2, poi ti servono un po' di livelli e fai la Sharp 3. Hai capito? Aspetta, in che modalità siete? Ah, è vero, se ne metti tre. Sì, peccato che io manco ho le bottigliette, non me le ho ancora date. No, ma le trovi in giro per la mappa. No, io sto qua a blu perché c'è uno che si è camperato. Cadi di sotto, tanto c'ho... Dai. Comunque, se avete strategie su come vincere le ranked, ditemelo, perché io... Prendo. Boh, devi essere bravo in PvP per lasciare. Perché intanto i kit sono tutti per la pari. Se arrivi al centro ti dà tipo le prot 1. Ho killato uno. Sto bevendo la fire resistance. La fire resistance prendila sempre. Che al centro di solito ci... E che poi mi sembra che se ogni tipo refill dovrebbe diventare più forte ogni volta la roba. Infatti stare troppo camperati è inutile. E prima o poi ti diventa tutto tipo stroppi. Cioè tipo adesso io mi soffaccio la spada fire aspect e sharpness 2 e vado a darare uno. Avevo un ender pearl. Dove l'ha presa l'ender pearl? L'ender pearl si prende al centro 2. No, ho messo via i miei libri. Aspetta. Non ho ancora vinta neanche una. No. Non l'ho spada. Blu, perché non porti video delle ranked Skywars? Perché non ne vinco neanche una. Wow. No, adesso vi farò vedere. Comunque mi trovo meglio col blacksmith, Titan. Ma il blacksmith che ti do? Adesso ti faccio vedere. Allora, il blacksmith ti faccio vedere, te lo dico mentre lo faccio. Oddio, no, blu, adesso io smetterò di giocare, basta. Troppo difficile. Col blacksmith vai sotto, prendi i diamanti e ti incanti quel che trovi. Tipo, non sempre, perché ogni tanto mi arano mentre lo faccio, ma tipo riesci a farti pro 3 teoricamente. Tipo gli metto subito la sharp 3 e ho già la sharp 3 e nell'armor metto pro 1 e pro 2 e ho l'armor pro 2. Poi crafto la crafting table. Faccio i pants. Enchanto i pants col projectile e ho i projectile pants. Mi aggiusto l'inventario. Mi riprendo l'anvil e vado nel mezzo. Con la Pro 3, la Sharp qualcosa e che ne so, non so neanche spiegarlo. Ninja Bridge laterale. C'è la Rod. E poi sono OP le Speed. Le pozioni di Speed sono OP. Adesso c'è ancora Tlab Layer. Due stanno combattendo là, vado per il clean up. Con la sharp 3 col clean up e ho vinto, GG. Boh, ne vinco ancora un paio e così sono sopra i 40.000 e dopodiché vengo a fare le bad. Devo farlo adesso perché sennò finisce la stagione delle ranked e non ho fatto manco una partita. E Blue Fire parla da solo ora. Ma va bene. Sono tutti mutati e fate un po' schifo. Pro 3. No. Please, veloce. Se arriva il proprio VP Armiara. Più o meno è sempre la stessa strategia.
Metti di te, craft i pants, ok. Ma l'envil poi te la riprendi? Eh? No, è pieno in mezzo. Ah, lol. Solo che ora sono rimasto bloccato. No, a me piace sto modo, perché ci metti troppo per fare tutto. Solo che poi ti becchi il proprio VP e... È perché la gente blu normale rusha, no? Sì. Io rusho lo stesso, ma con la Pro 3. Una l'ho vinta, infatti una su due le vinco con la... Quella lì è il rank migliore, il kit migliore secondo me. La Blacksmith. Io tipo mi blocco. Poi boh, io non faccio niente più della Wooden cosa, quindi non è che ranco così tanto. Adesso vado giù, mi faccio la chest plate. Morto. Se clean up vinci sempre blu. Una tattica. Ti dico, quando vedi due tipo. Ti campi dal centro, ma quando vedi incominci a vedere due che si stanno a combattere, vai là, rubi la kill, è fatto. Io sono quasi entrato. Io sto per entrare nella cosa di Iron. Ci vuole un voto, però. Ma cosa stai dicendo? Non è vero. Tu stai scherzando, io sono 29 millesimi. Ho preso la Wood Economy che non ho mai fatto on camera. Cioè la Wood che non ho mai fatta. Io c'ho la Wood dei Vision. E tra un po' sto per entrare nella Iron. La Wood l'ho fatta anch'io la scorsa stagione. Ah no, è la Stone che lavoro. Che non ho mai giocato in pratica. Wood, Stivet and the Dragon, Dragoling Head. Carino. Però mi sembra più figo. Iron Stivet, Gold Stivet, Ender Stivet. Mi serve una chestplate. Guarda quanta roba che ti dà. Giro muoio male. Però sto per entrare nella zona, mi mancano 10.000 posizioni blu. Non so che 10.000 posizioni sono tante, però io... Cookie style! Solo che adesso... Solo che adesso trovo solo la gente tipo livello 400, che sono quelli stra OP, tipo stra PvP Air Pro. Che due player best. Left. Questo forse lo aro, forse. Mi vedo qua dentro. A 6 di vita, sta scappando. Ok, poi giù l'envil. Ah, mi lancio ste pozioni. Ma i libri sono casuali poi? Sì. Vabbè, c'è sempre un prot 1 però. C'è un prot 3. Ma i libri sono casuali, giusto, bro? Oh, no. Dai, però. No, solo 5 diamanti blu. Schifo. Vabbè, allora. Enchanterei le mie due parti. Dai, è scappato con l'Ender Pearl. C'ha un super culo questo. Dai, non è possibile. Ha vinto con mezzo cuore. Ma io mi riesco a fare solo prot 1 blu. Ma come riesci a fare solo prot 1? Ah no, c'ho un po'. Ascolta me, piglia il blacksmith. Ok. L'ho preso. Che è prot 2, sono arrivato. No, vai su. No, ma che pro 2? Vai giù. Prendi tutti gli avanti. Ok. E metti alla pro 3. O nei pants, o se ce l'hai, crafti la chestplate e la metti nella chestplate. Pro 3 nella chestplate è potentissimo. Vabbè, sì. Vabbè, ma io pensavo pro 3 su tutto. Sta la perla, c'è un livello 74. Io c'ho i livelli 400 blu. Hai provato il blacksmith comunque? Sì, ce l'ho addosso adesso. Ti piace? Sì, boh, è normale. Solo che sei comba. Devi solo stare attento che non ti rushino in testa. Ecco. E certo, però contro i livelli 200 sei un po' difficile, blu. 400. Contro i livelli 400 è veri veri difficile, blu. Ma io mi sono fatto la Sharp 3 senza problemi, senza... No, io ti dico, contro i livelli 400 non è così. Ho bisogno di legno. Io ci metto 3 anni e mezzo a vincere, perché mi devo... Devo capire
Sono 390 nei 390esimi ranked ranking. 390 ranked rating. Mamma mia, blu, quanto so forte. Stai zitto. Mi ha saltato uno. Sto rigenerando. Boh, io preferisco tipo il rush. Tipo se mi prendo. Voglio provare tipo lo scout. Lo scout mi sembra buono. L'armored cosa ti dà? Ah, beh, non è Diamond Chestplate. Boh, non è tanto buono. Il problema, Blu, che se fai prima ad andare al centro che ti dà la prova in diamante. No, non è vero. Ne sto vincendo già un altro. Vabbè, ma te sei rank 70, quanto? Se te lo dico. Te sei scarso. Io c'ho contro la gente OP. Che in due colpi tipo mi butta nel vuoto. Ok. Anche un diamante. C'ho la crafting. Sì. Otto diamanti. Protto 3. Sono io contro l'ultimo. Se mi capita fare aspetto sono felice però. Quanto è forte è questo? 8, 9, 3, 0, GG. Oh, ne ho vinte 2. Adesso ti dico che posizione sono. Sono entrato adesso nella 48.000. Sono entrato nella leaderboard. E io sono 200.000. Ecco. Quindi, la differenza tra. Sei 200.000, ecco, io sono son già nei 50.000. Ma il trucco è sempre clean appare. Ma che stai dicendo? Sei nei 10.000 sì. o nei 100.000? 200.000. 200.000? Uh-huh. Cosa vuol dire? Non sei ancora nella leaderboard. Che sono nella leaderboard blu. La leaderboard 20.000. È... 20.000. Ah, 20.000, non 200.000. Sì. Okay. Ho sbagliato. Stavo a fare PvP, non riuscivo a capire. È l'iron.